Fermo dove sei! Questo è il territorio della fratellanza della costa! Fai un altro passo e la pagherai già! Sì, un altro passo e sei morto! Zappila via, mascalzone! Se sai cos'è meglio per il tuo culo terricolo! È già troppo l'altro straniero che abbiamo preso oggi! Fai il bravo cagnetto e vai al diavolo! Senti, è da un po' che voglio farti una domanda. Tutte queste cose da pirati, cadaveri appesi, pensate davvero che il maestro volesse questo? Il maestro voleva che ci difendessimo. Beh, queste cose non aiutano. I banditi sono stati visti un'altra volta al villaggio e in più i nostri hanno preso uno straniero oggi. Vuol dire che hanno bisogno che gli rinfreschiamo la memoria, per questo siamo qui. Prenderemo un paio e faremo due nuovi spaventapasseri. Beh, per i banditi lo capisco, hanno fatto delle cose terribili qui. Ma questo straniero non sembra un bandito. Magari stava solo passando di qui. Se non è un bandito avrebbe dovuto passare oltre. Invece no, è strisciato qui dal fiume. Io dico di fare uno spavento passeri per tenere l'unità di piatti. Ma non ne sono così sicuro. Cercare di contattarli.
D'accordo. Tagliamo la corda e portiamolo all'accampamento insieme al primo. Ehi, aspetta un attimo. Voi pionieri ne avete già uno e questo l'abbiamo preso noi. Era nel nostro territorio. La rete è mia, perciò vaffanculo. Allora perché avete piazzato la trappola sul nostro territorio? E poi avete già lo zaino di un intruso. Per prenderlo mi sono immerso. Tu ti sei tirato indietro. Oh, tirato indietro io? Voi siete pirati, avete più barche. E lui affronterà il tribunale della foresta. Siete tutti dei vigliacchi. È un intruso, un nemico. Sei forse un bandito? Cosa diceva il maestro? Diceva che dobbiamo essere diversi, non te lo ricordi? Non è che ti starai montando la testa? Il maestro diceva che prima di tutto dobbiamo difenderci, tutto il resto è venuto dopo. Hai dimenticato cosa facevano gli intrusi qui? Anche lui è uno di loro, perciò deve morire, altrimenti ne porterà qui altri. Basti! Aspetta al tribunale della foresta. Decidere se dobbiamo uccidere. Quindi sei fuggito, bastardo. Bisogna saperci davvero fare per scappare dal padrone della foresta. Vuol dire che sei pericoloso. Merda. Zaino del cazzo. Ho voluto troppo. Dobbiamo almeno recuperare i costi. Ci sarebbero dei vigliacchi se non lo facessimo. Già, abbiamoci da fare allora. Ma dimmi una cosa. Voi come avete fatto a non vedere il padrone? Sa muoversi in silenzio. E noi eravamo di fare. Un altro intruso è finito nella trappola. E il mio si è sbagliato. Avete detto che avreste difeso la segheria e invece siete scappati. Se sono tutti morti, le terre volte si stanno di essere a casa. Difficile da tenere sotto chiave un intruso. E difenderemo l'accampamento alla palude. Non abbiate paura, raccogliti. Ripetilo e ti arriva un pugno. Vada come parli. Ma lui diceva stronzate sui ragazzi che sono morti là. Comunque voi, i pionieri, ve la siete fatta sotto. Adesso dovremo abbordare il loro treno. Meglio che aspettare il loro attacco. Ricordati le parole del maestro. Dobbiamo difenderci. L'attacco è la migliore forma di difesa. Cosa? Non mi ricordo che il maestro l'abbia detto. Il maestro ha detto di lei. Lui l'ha detto. Quello è un intruso.
per riposarsi, mentre tu finirai per perdere la voce. Niente, puoi anche diventare muto per quanto mi riguarda. Tanto questo sgorbio non dirà comunque una parola. Perché? Stai lì, non mi importa. A nessuno importa. Fermo, straniero! Ma guarda chi si rivede, anche se scommetto che non ricordi chi ti ha trascinato fuori dall'acqua. Comunque mi chiamo Olga. Sei tu a combattere contro il padrone della foresta? Grandioso! Da anni i nostri cacciatori si tenevano alla larga da lui. Merda. Scusa, maestro, la serratura è arrugginita. Il tuo amico Alyosha è già alla diga. Ha detto che il vostro colonnello non aspetterà, quindi non c'è molto tempo. Purtroppo non ti posso accompagnare. Alla riunione del consiglio di oggi i pirati hanno proposto di attaccare il vostro treno, ma non avrebbero dovuto farlo in mia assenza. Come sempre, mi tocca andare a sistemare le cose, ma ho qualche minuto per darti qualche consiglio. Ti serve una barca per raggiungere la diga. I pirati tengono tutte le barche all'accampamento alla palude. Non amano condividere le loro cose, ma non c'è motivo di attaccarli. Meglio evitare inutili spargimenti di sangue, quindi non farti vedere. Prendi la strada che porta alla barricata, scendi alla palude e cerca il pontile. È lì che io e Alyosha abbiamo preso la barca. Maestro, perdonami, ce ne sono un po'. Fa' attenzione. Beh, straniero, abbi cura di te. E non farmi pentire di avervi aiutato. Salutami, Alyosha. Io rimango ancora un po' a vegliare sul maestro.
Hai presente quello straniero che hanno preso i pionieri? Certo, cosa è successo? È scappato, ma il problema è che non era da solo. I capi branco vi spediscono sempre nel posto. Da lui! Magari il primo. Chi è là? Ehi, chi è questo? Qualcuno è andato alla chiesa oggi? Non mi pare. Perché lo chiedi? Qualcuno sparava come se non ci fosse un domani. E ho pensato fossero di nuovo i banditi. Poi ho visto gli alberi in giro. Qualcuno ha fatto arrabbiare il padrone. Anch'io ho sentito. Non era di sicuro uno dei nostri ragazzi. Non siamo mica scemi. Deve essere stato l'intruso. Già, è probabile. Credi che sia scappato? Col padrone non si scherza. Già. Maledetto posto. Anche le zanzare sono fuori di testa qui. I capi branco vi spediscono sempre a posti gustosi. Dovrai dormire un po'. C'è sicuramente qualcosa là fuori.
mangiato la lingua e non puoi più bussare alla porta, eh? Come diceva il maestro, le buone maniere ci distinguono dai banditi e dagli altri animali. Ma un attimo, tu non sei dei nostri. Sei un bandito, sembrerebbe, anche se non si... Te ne vai già? Alle orge, rispondete, avanziamo lentamente. Se ne rimaniamo in stato, ma non... Questo! Artyom!
Cavolo, sei vivo! Sono davvero felice di vederti. Sono appena riuscito a mettermi in contatto con l'Aurora. Sono preoccupati, e li capisco. Questo posto non è tranquillo come sembrava a prima vista. Vieni, ti faccio vedere. Sei ancora vivo? Ma che diavolo? Venire. Mi dispiace, Alios. Non posso prendere e andarmene così, nonostante tu mi piaccia molto. In tal caso, posso solo dirti addio, mia bella signora. Oh, al diavolo. Olga, tornerò. Ti aspetterò. Artyom, andiamo! Olga! Ricorda quello che ti ho detto! Portami via dalla valle! Oltre la diga c'è solo la morte! Spero solo che li convinca! Sono dedicati come... Anche se guardati sembrano delle bestie, dei pionieri! Ah, lei saprà come convincermi! Messa male. Dobbiamo andare, il tempo stringe. Ormai non servono più né l'aria, né le medicine che abbiamo trovato strada facendo. La malattia è progredita troppo. Vieni,